situata nella Val Padana centrale, nelle Golene dell'Adda, pochi chilometri a nord della confluenza nel Po, dall'epoca romana la storia di Pizzighettone è legata alla presenza del fiume, che già prima della costruzione del ponte permetteva un guado importante per il flusso di merci fra Piacenza e Lodi. Il paese è attraversato dal fiume che lo taglia da nord a sud. Il centro storico di Pizzighettone, sulla riva est, e la borgata di Gera, su quella ovest. La sua importanza strategica ha fatto sì che fin dall'epoca remota Pizzighettone abbia giocato un ruolo come caposaldo fortificato, attivo per scopi difensivi fino al 1866. Nell'antica Torre del Guado fu brevemente incarcerato il sovrano di Francia Francesco I di Valois, dopo la sconfitta subita a Mirabello ad opera dell'armata imperiale di Carlo V. La topografia cittadina esprime una robusta cerchia di mura sulla sponda orientale dell'Adda e una vasta serie di difese bastionate a ovest del fiume. Accanto a questi, edifici antichi come la chiesa parrocchiale di San Bassiano Vescovo del 1158 e il palazzo comunale del secolo XV. Oggi Pizzighettone è un paese sorprendente da diversi punti di vista, in particolare per i reperti che giungono dalla storia e che possono essere visitati, se si è mattinieri, prima dell'ora di pranzo. I riferimenti principali sono stati mantenuti e integrati durante i secoli dai vari signori che si succedettero al comando: le signorie cremonesi, milanesi, la Repubblica di Venezia, i sovrani di Francia, gli Asburgo di Spagna ed Austria, i Borbone, i Savoia, i Napoleone Bonaparte. Nel pomeriggio, dall'imbarcadero di Gera, il borgo di là dall'Adda da Pizzighettone, è possibile imbarcarsi sulla chiatta che naviga il fiume verso nord, in direzione di Formigara. Tra le anse popolate da uccelli e pesci, tra gli argini su cui svettano alti il pioppo, la robinia, il salice e nel sottobosco il sambuco, è possibile ritrovare quella pace residua di un'epoca in cui il paese era meno popolato. Il fiume ha cominciato a depositare ancora la sabbia lì avanti dove arriviamo adesso, e questa sabbia bianchissima è l'unica praticamente presente in tutto questo tratto di fiume. Questo tratto lo facciamo sempre col Pizzighettone Lodi quando ci sono i fasolini dello scure pulighe. Adesso abbiamo in programma di fare questa cosa del picnic, il beach nick lo chiamiamo, alla sera, il sabato sera, quindi torneo di beach volley, per dire, lo faremo per i crest, per i ragazzini. Siamo in ballo con la protezione civile per organizzare un campo in modo che possa star qui anche a dormire i ragazzini del crest. Si arriva solo con col battello. Dove la foresta è più antica si trovano ancora il rovere lontano e la possente Quercus robur, la farnia. Dalla sommità degli argini sbucano i tetti delle cascine circondate da fertili campi agricoli in cui si coltiva in prevalenza mais.